Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Guardian Tales. Signori, finalmente è arrivata la stagione 2, il che significa nuovi contenuti in arrivo per noi. Ma prima di continuare con la nostra avventura nel mondo demoniaco, ovvero il mondo 12, andiamo a pullare. Ed effettivamente in questo video pulleremo solamente. Mi sono conservati i controller e evocazioni dello scorso evento, il che significa che abbiamo ben due free multi a nostra disposizione ed abbiamo anche la bellezza di 50.000 gemme. E questa volta ragazzi, mi pongo un limite per me davvero assurdo, ovvero 10k. Attenzione, non è che spenderemo 10.000 gemme, ma ci fermeremo con circa 10.000 gemme restanti. In poche parole, un mega video pool. Dunque lasciate subito un like per supportare questo mega pool. Perché sono disposto a spendere tutte queste risorse? Beh, abbiamo un nuovo personaggio, ovvero Lilith, e un vecchio personaggio, ovvero Beth. Personaggio che voglio comunque ottenere a tutti i costi, sono entrambi dei personaggi che voglio ottenere a tutti i costi, ed inoltre vorrei ottenere anche le loro armi. Ovviamente se dovessi riuscire ad ottenere tutto quello che cerco risparmiando qualcosa sarebbe ancora meglio. Signori, dai, direi che è giunto il momento di pullare, incrociamo le dita, auguratemi buona fortuna, e mi raccomando Amazon, vogliamo i pacchettoni bianchi ad ogni multi. Dunque, partiamo con le prime 10 multi gratuite, utilizzando i nostri controller. Mettiamo la nostra firma lineare, più o meno, e nessun pacchettone bianco. Amazon, che dobbiamo fare? Vogliamo roba succulenta, roba interessante. Signori, molto probabilmente qualcosina per velocizzo, anche perché se no non ci spicciamo più. Altro pacchettone in arrivo per noi, dai è così, fammo una specie di semicerchio, più o meno. E vabbè, nulla, non otteniamo nulla neanche da queste free multi, dai però, e che cos'è? Oddio, i cristalli mi fanno comodo. I cristalli comunque mi fanno comodo perché voglio potenziare qualche personaggio, quindi ci può stare ottenere un bel po' di cristalli. E dunque signori, adesso si parte con le gemme. Però, Amazon, il pacchettone bianco, dai. E niente, neanche in questa multi non otteniamo nulla, e che cos'è? Certo, abbiamo già speso praticamente le gemme che ci hanno regalato con questi eventi, in questi giorni, con i coupon. E ancora nessun pacchettone bianco. E insomma, il nuovo personaggio, Lilith, non si vuole fare vedere. Spero che nel caso mi esca un pacchettone bianco sia immediatamente il personaggio che cerco e non un personaggio che ho già, quindi un clone, una copia, un qualcosa di inutile. E niente signori, niente, qua continuiamo ad ottenere robaccia. Amazon, ma che la sto pagando a fare? Ma mi porta roba che non ho ordinato, mi scusi. Io sto ordinando un pacchettone bianco contenente Lilith al suo interno. Lo vogliamo capire che già le gemme se ne stanno andando e ancora dobbiamo pullare pure per Beth. Beth, come detto, è un altro personaggio che voglio ottenere. Quindi, che dobbiamo fare? Io credo che Lilith attualmente sia un tantino più gettonata rispetto a Beth, però le vorrei beccare entrambe. Ok, sto a farmare un po' di ticket, però nel caso i ticket mi vorrei spendere eventualmente per le armi. Cioè, su via. Dammi almeno un pacchettone bianco, almeno uno, così giusto per farmi capire che esistono ancora i pacchettoni bianchi, dai! Attenzione, attenzione signori, pacchettone bianco, in mezzo a tanti pacchettini che, insomma, fanno abbastanza schifo ed è pure per ultimo. Quindi, attimo di suspense adesso. E copia inutile. Maledizione, maledizione. Sto avendo abbastanza spiga con le multi in questo periodo, eh. Cioè già dallo scorso evento non abbiamo praticamente trovato nulla di che. Amazon, un pacchettino? Guardi, sono triste. Su via. E niente. Niente, mi sta droppando roba inutile. Cioè sì, i cristalli vanno bene. Come detto, devo potenziare qualche personaggio, volendo anche i nuovi personaggi che escono. Però, insomma, mi devono uscire i nuovi personaggi. Già siamo arrivati a 31.000 gemme. Abbiamo speso già 20.000 gemme per cercare di ottenere un singolo personaggio.
attenzione, signori! Due, ben due pacchetti bianchi! E dai! Almeno Lilith fra questi due pacchettoni bianchi ci deve stare. Ma... scusate, così? Ma... mi sono perso qualcosa? Me la spiegate? Perché ok, avevano detto che la regalavano. Hanno regalato un perso... Io ho pullato inutilmente? Scusate, che l'hanno messa a fare nel banner? Ok. Quindi ho speso gemme inutilmente? Va bene. Beth? Attenzione, personaggio che mi manca, magari è Beth. Il premio per il miglior eroe di Canterbury è per... ma... ok, non l'ho ben capita. Quindi sei della nuova generazione di eroi? Poi me la spiegate bene sta cosa, signori. Sono secoli che non ho avventure con loro. Vediamo se sei meglio di Rina e Cadent. Queste sono informazioni importanti. Rina e Cadent erano vecchi eroi? Wow, bello spoiler questo, signori. Non ne avevamo la più pallida idea. Sì, vabbè, non mi ripeta le stesse cose, che cos'è? Sì, non... vabbè. Me la spiegate questa, perché prima mi è uscito il doppione e poi l'originale? Non l'ho ben capita, non l'ho ben capita. Però ok, va bene. Può capitare, no? Prima ti esce il doppione e poi... conferma, basta. Abbiamo i ticket, quindi volendo già un'arma la posso prendere tranquillamente. Dunque si passa a Beth, perché voglio ottenere pure lei. Voglio decisamente ottenere pure lei. E poi magari vi faccio un sondaggio su Discord. Mi raccomando, trovate il link in descrizione, per cercare di capire quale arma comprare con i ticket, se quella di Beth o se quella di Lilith. Nel caso, vediamo un attimino, perché ancora abbiamo 30.000 gemme, che significa che ne possiamo spendere all'incirca altre 20.000 per cercare di ottenere sia Beth sia eventualmente una delle due armi almeno. Dunque si parte, Camazon, mi raccomando, i pacchettoni bianchi, i pacchettoni quelli seri, quelli belli, che già mi ero preso un attimino di scoraggiamento. Che cos'è? Linea retta più o meno e niente. Qua dobbiamo fare la faccia sorridente o la faccia triste, se no non c'è troppa nulla. E prima con la faccia triste qualcosina ce l'ha data, no? Faccina triste? E niente, signori, niente, con la faccina triste non ha funzionato. Dopo proviamo con la faccina sorridente. In fondo ci ha già droppato un personaggio, no? Personaggio che posso completare, però voglio Beth. Maledizione, voglio Beth. La cerco da non so quanto tempo, praticamente dal primo banner nella quale è uscita. E non ho mai speso così tante risorse in un pool. Decisamente. Sapete, io mi fermo intorno alle 40-30.000 gemme, insomma ne spendo 20.000-25.000. Questa volta invece ne stiamo spendendo un fottio, ma ci sta. Pacchettone bianco, signori, qua c'è Beth, me lo sento, qua c'è assolutamente Beth. E stiamo anche ottenendo un fottio di cristalli, il che mi va benissimo. Poi vediamo chi potenziare. Dammi qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo. Signori, deve essere Beth obbligatoriamente. Il premio per il migliore eroe di Canterbury è per... signori, là c'è Beth, là c'è Beth! Dai che abbiamo preso anche Beth, finalmente! Oh, la cerco da i secoli! Eccomi qui, come previsto. Non te l'aspettavi di vedermi? No, guardi, assolutamente no, effettivamente non mi è mai uscita. Come si dice, gli amici tieniteli stretti, ma i nemici ancora di più. Anche questo potrebbe essere uno spoiler per qualcosa? Secondo me sì. Dai, è così. Abbiamo ottenuto anche Beth e abbiamo ancora qualche gemma da dedicare eventualmente al pool delle armi. Non è propriamente il top pullare per le armi, a mio avviso sarebbe molto meglio continuare a pullare per i personaggi, ma non mi interessa nient'altro, quindi magari proviamo a pullare per Grazia Regale? Proviamo a ottenere la sua arma? Perché no, dai. Abbiamo 23.000 gemme, come detto, signori, massimo 10.000 e ci fermiamo.
Volendo potrei fermarmi anche qualora riuscissi ad ottenere la sua arma, perché poi mi vado a prendere l'arma di Beth dai Ticket e sono a posto. Dunque, faccina triste, con la faccina triste esce roba? Ne esce niente con la faccina triste, dunque prossimo pull lo fammo con la faccina sorridente. Che cos'è? Siamo contenti noi, perché comunque abbiamo droppato due personaggi che volevo. Quindi ci sta tantissimo, ci sta decisamente tantissimo. Kamazon, il pacchettone quello serio, mi raccomando. Pacchettone serio, signori, ve l'ho detto, la faccina funziona sempre. Mi raccomando, fate le faccine quando pullate che vi porta fortuna. Adesso dobbiamo sperare che quel pacchettone contenga l'arma, perché se contiene l'arma, ragazzi, io mi fermo. Signori, qualcosa di interessante al suo interno ci sta. Ed è un'arma che non ce ne facciamo nulla. Vedete perché io detesto altamente pullare in questo caso? Cioè, mi ha droppato voce d'angelo. Io detesto pullare per le armi, lo detesto, perché mi droppa roba che non mi serve. Però, ok, continuiamo. Qualche altra multi la possiamo fare. Ho speso davvero un fottio di risorse. Ero ricco e adesso sono povero. Guardi, fammo un po' la faccina triste, perché insomma mi ha dato quello che volevamo, eh? E niente. Fammo un po' di facce tristi, un po' di facce felici e vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa. Lo prendiamo ormai come portafortuna, no? Come buon augurio fare ste faccine qua. Come firma, intendo. Ultime due multi, ragazzi. Ultime due multi e abbiamo finito. E arrivo praticamente a 400 ticket. Non manca tantissimo. A breve poi potrei ottenere anche l'altra arma eventualmente. Quindi ci sta. Una faccina strana come faccina sorridente, però... Però, signori, funziona alla grande. Doppio pacchettone. Dammi l'arma che mi serve, ti prego. Che roba è? Ma scusa, ma perché mi droppate ste cose? Perché mi droppate ste cose? Sono delle armi stupide, inutili, che non mi servono. Un po' di suspense prima dell'altro pacchettone bianco, che contiene al suo interno... Incrociamo le dita. Ma scusate. No, dai, non si fa così. Sto ottenendo un fottio di armi che non mi servono. Realmente non mi servono. Ultima multi. Siamo arrivati all'ultima multi, ragazzi. Dopodiché magari proviamo a potenziare i nostri due nuovi personaggi. Vediamo che cosa riusciamo a fare. Guardi, lo giro, le faccio proprio uno scarabocchio. Mane, che cos'è? Altro pacchettone. Anche gli scarabocchi funzionano. Droppami l'arma così completa entrambi i personaggi. Ti prego, ho speso un fottio di gemme. Cioè, è come se avessi fatto un pili. Dai, dammi l'arma che cerco, non so neanche come si chiama. No, non me lo ricordo, forse è questa? Grazie regale, dai! Ho completato i personaggi, ce l'abbiamo fatta, signori, ce l'abbiamo fatta. Wow, grazie regale. Ottimo, mi ha fatto sudare. Abbiamo speso praticamente fino all'ultima gemma per la quale ero disposto a spendere, non sarei andato oltre. E con i ticket che abbiamo, ragazzi, ci andiamo a comprare immediatamente l'arma di Beth. Predator, vieni a noi. 300 ticket spesi benissimo, signori. E adesso ci andiamo a potenziare questi due nuovi personaggi. In primis li portiamo al livello 75. Beh, ha delle statistiche notevolmente elevate, non ho ancora fatto il risveglio, sta a 3 stelle, e già delle statistiche davvero niente male. Potenziamo adesso anche Lilith. Anche lei naturalmente la portiamo al livello 75. A differenza di Beth, Lilith ha meno resistenza, ma un DPS nettamente più elevato. Non mi aspettavo riuscisse a fare più danni di Beth. Io credo che una squadra con loro due portata a livello massimo, con Future Princess per dare supporto e magari un guaritore, basta, si riesce a distruggere il gioco. Però devono essere a livello massimo.
quindi cercherò di impegnarmi per potenziarle a livello 80 entrambe quanto prima, anche perché già ho potenziato la principessa futuro, adesso sta a livello massimo, devo effettivamente portare a livello 80, devo aumentarla di livello, mi serve solamente questo. E lei comunque ha delle statistiche notevolmente elevate, immagino che quelle due fanno il devasto. Certo, per la nostra avventura in ogni caso giocheremo col cavaliere. In ogni caso giocheremo col cavaliere. Se poi vediamo che effettivamente non riusciamo in uno stage perché i mostri sono troppo forti, i passaggi e quant'altro, beh, in quel caso allora switcheremo sempre mettendo la principessa futuro come party leader, che io adoro tantissimo la sua abilità, che ti rende praticamente immortale per te attacchi. È tanta roba la principessa. Comunque, ho qualche pietra per far evolvere Beth, quindi vai di rafforzamento massimo e teoricamente la potrei far evolvere. Ancora no, maledizione, però mi mancano un paio di pietre per portarla a 4 stelle. Vabbè, dedichiamoci un pochettino al suo risveglio. Ok, per il momento ho risvegliato Beth più che potevo e ho aumentato un pochettino il suo DPS e un pochettino la sua resistenza. Non è tantissimo, ma ancora deve risvegliarsi, come detto sta ancora a 3 stelle, quindi sicuramente diventerà più potente in futuro. Per quanto riguarda Lilith, ovviamente non possiamo fare evoluzione eroe, ancora non ho ottenuto nessuna delle sue pietre, però posso risvegliare anche lei e dunque vediamo quanto riesce a diventare forte. Ok, anche il risveglio di Lilith momentaneamente è completo. Rispetto a Beth, come detto, ha sicuramente più DPS, ma molto meno resistenza. Certo, non gli ho fatto nessun livello nell'evoluzione eroe, rispetto a Beth che praticamente sta per arrivare a 4 stelle, e sicuramente in serata la porterò anche a 4 stelle. Ho ottenuto anche un bel po' di gadget interessanti, ad esempio questo t-shirt della strega di ghiaccio. A colpo inflitto provoca un ulteriore danno in mischia dell'8% DPS una volta ogni 2 secondi. È una bomba sta t-shirt, ci sta tantissimo e in futuro la voglio anche potenziare. E per Lilith sicuramente le carte attacco vanno benissimo, visto che lei ha un DPS elevatissimo. Sicuramente in futuro gli andrò ad equipaggiare qualcosa di più interessante, magari una collana martire dello specchio o comunque qualcos'altro di davvero interessante che possa magari aumentargli l'attacco, ma per il momento gli andrei ad equipaggiare questo, così, giusto per, anche perché lei effettivamente se non sbaglio cura un tantino, quindi ci potrebbe stare come oggetto per il momento, come oggetto di equipaggiamento. Per il momento a Beth vado ad inserire l'anello del corvo nero, che comunque gli dà una riduzione del danno di 12, non è tantissimo, però gli aumenta anche un pochettino la difesa, ed essendo lei comunque un DPS, ma non propriamente un tank, diciamo che potrebbe anche andargli bene un po' di difesa in più, oltre l'attacco che andremo ad inserire con le carte. Come detto, anche a Beth carte che vanno a aumentare l'attacco del 5%. Certo, potrei mettere quelle là che aumentano l'attacco dell'8% quando si elimina un nemico, ma siccome ho intenzione di utilizzarle anche nel PvP, diciamo che queste carte sono decisamente migliori. Sì, potrei anche switcharle, ma non me lo ricorderei mai di farlo. Dunque, creiamo un setup e cerchiamo di lasciare lo stesso per un bel po' di tempo, perlomeno. Come gadget a Beth potrei inserire questo, che va a aumentare il danno dell'abilità del 35%, essendo comunque Beth un bel DPS, direi che ci può stare, inoltre la sua abilità fa un botto di danno, quindi potrebbe andare benissimo questo cuscino. E adesso vediamo tutte le ricompense che siamo riusciti a ottenere sbloccando tutto. 100 gemme, altre 50 gemme, beh cerchiamo di recuperare qualcosina perlomeno, no? Negli oggetti possiamo ottenere 40 gemme qua dalle spade, negli spadoni 50 gemme, nell'arco altre 40 gemme, tirapugni altre 50 gemme, artiglio altre 50 gemme, beh dai non male, qualcosina l'abbiamo recuperato, oddio di quante ne abbiamo spese, insomma queste sono proprio briciole, sono decisamente delle briciole. Mentre per quanto riguarda Beth possiamo aumentare un pochettino la difesa ed otteniamo altre 80 gemme, immagino stessa cosa anche per Lilith. Aumentiamo un pochettino l'attacco e altre 80 gemme. Beh, non male, non male. Signori, io sta roba ancora non l'avevo neanche vista. Abbiamo la stagione 1 e la stagione 2. Che figata, che figata. Non ho intenzione di cliccarci in questo momento prima che parte qualche filmato, qualcosa.
che comunque voglio mostrarvi nel prossimo episodio. Ma ragazzi, io direi che per il momento possa anche essere tutto. Naturalmente ragazzi, io vi auguro tantissima fortuna con le vostre pull. Io mi ritengo abbastanza soddisfatto di come sia girato il banner. Certo, mi ha fatto spendere un fottio di risorse, ma ci siamo fermati nel limite che mi ero prefissato all'inizio, quindi va benissimo così. Per i prossimi banner sicuramente non pullerò assolutamente. Adesso il mio obiettivo è quello di recuperare risorse, perché davvero abbiamo meno di 11.000 gemme e voglio risalire nuovamente intorno alle 50.000 prima di tornare a pullare. Quindi i prossimi personaggi che usciranno li skipperò assolutamente, anche perché ho due nuovi personaggi da potenziare e ho ancora dei personaggi vecchi. Insomma, ho tanta roba, tanta carne a fuoco, e dunque non sento il bisogno di continuare a pullare per ottenere ulteriori personaggi e incasinarmi ancora di più la vita. Preferisco potenziare quelli che ho attualmente e, come detto, accumulare risorse per un qualche altro eventuale personaggio davvero OP. Vi ricordo che se volete unirvi alla gilda vi basterà sì cercarci con il nome Garden Seed, ma attualmente la gilda è privata. Quindi se volete mandare la richiesta dovete farlo tramite Discord. Mi raccomando signori, entrate su Discord, taggatemi e chiedetemi di entrare per l'appunto nella gilda, o scrivendomi anche qual è il nickname con la quale avete fatto richiesta ed io vi accetterò. Questo per evitare magari giocatori che non sono propriamente attivi, e comunque vogliamo player che siano attivi sia nel game ma anche nella chat, così da organizzarci con le incursioni e cercare di ottenere quante più gemme possibili durante i vari eventi, e poi magari in futuro metteranno altra roba nella quale serva organizzarsi con la chat. Quindi mi raccomando, è importantissimo, se volete unirvi alla nostra gilda dovete per l'appunto fare richiesta tramite server Discord, e come detto trovate il link in descrizione. Ma per il momento, come detto, ci fermiamo qua. Vi invito dunque ad iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video. Attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale. Di seguirmi anche sui social, che come sempre trovate in descrizione. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!